Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è sabato mattina e le bambine stanno iniziando a fare colazione, adesso la faccio anche io, con un bel bicchiere di latte. Poi qua stanno facendo pane e marmellata, questa qui è la marmellata che avevo preparato io. E finalmente Si può mangiare. con loro felicità si può mangiare, perché non vedevano l'ora di poterla E mangiare. ragazzi, l'ha anche fatta molto buona. Bene. E quindi, come vedete, si è conservata anche bene. E basta, qui c'è Pia. Ciao Pia. E Abbiamo fatto anche a lei. niente, adesso faccio colazione anche io e poi iniziamo le pulizie del weekend. Allora, a parte questo muro che odio, dobbiamo stirare, mettere a posto di nuovo un po' lì, vabbè, fare il letto, qui c'è il massacro, e poi da questa parte bisogna mettere di nuovo un po' in ordine, perché c'è un pochettino di casino, ecco. Quindi adesso ci mettiamo subito in azione.
Anche dopo pranzo stiamo continuando a stirare, vi faccio intravedere un po' la situazione. Adesso abbiamo ancora questa roba qui da stirare e poi abbiamo finito. Poi domani ci dedicheremo ad altre pulizie. Allora, finalmente alle 18:20 più o meno, diciamo alle 18, finalmente abbiamo finito di stirare tutto quello che c'era da stirare. Adesso dividiamo bene le cose, cioè sono già divise, però le raggruppiamo bene e le portano a posto, le vanno a sistemare negli armadi e intanto io vado a preparare la cena. E anche questo compito l'abbiamo svolto. Sabrina è stata veramente, vabbè, Giada ha giocato con Pia e Sabrina mi ha aiutato tantissimo a stirare. Abbiamo riempito praticamente due sacchi di vestiti da buttare, quindi siamo anche andati avanti nel nostro decluttering e quindi a posto. Adesso mettiamo tutto a posto e prepariamo la cena.
crollato con una pera cotta, no? E tu non riesci? Sì. Sei sicura? Provaci ancora una volta. Ci riesci? Sì. Ho visto? Fai piano piano e ci riesci. Ecco. Allora, il ragù sta cuocendo, anzi in realtà è quasi cotto. Dicevo, il ragù è quasi cotto. Qui invece ho messo su l'acqua con i dadi perché vado a fare il brodo per la polenta. Questa qui è senza glutine, la prendiamo al Bennett. Mi trovo bene, molto molto buona. E appunto, come vedete, è quasi scaduta, quindi volevo farla andare per non buttarla via. Io avrei bisogno di una mano, ma non ho nessuno, quindi mi arrangio da solo. Se me lo dici ci vengo. Ecco qua il mio papi. Ecco qui la polenta nella padella, nella teglia, così almeno si raffredda e poi la andremo a tagliare. Di questa cosa ho un ricordo di quando ero piccola, di mia nonna Erminia, che è la mamma di mia mamma, e lei quando faceva la polenta la metteva poi sul tagliere di legno e poi la tagliava con il filo. Invece l'altra mia nonna no, perché è siciliana, la polenta proprio non era nelle sue corde, faceva tantissime cose buone. Di lei invece, che si chiama Maria, lei ce l'ha ancora, invece la nonna Erminia purtroppo no. Di lei ho ricordi di un sugo con i piselli, un ragù con i piselli, e questi piselli che si infilavano sempre dentro la pasta erano buonissimi, cioè veramente su quei ricordi di infanzia che per fortuna restano e nessuno ci può portare via. Comunque, adesso la lasciamo raffreddare e poi dopo la mangiamo. Allora, abbiamo finito di pranzare, devo ancora mettere a posto la cucina, adesso lo facciamo poi assieme, però nel frattempo è arrivato un pacchetto da Amazon e ho ordinato questi barattoli che ho visto sul canale YouTube di Stefania Home Beauty, che ho iniziato a seguire da poco. Mi sono piaciuti tantissimo, ho aspettato un po', adesso li ho ordinati e adesso vi faccio vedere. Allora, perché mi sono piaciuti tanto? In primis per queste etichette, che praticamente sono tipo lavagnetta, insieme hanno anche questo pennarello che è bianco tipo gessetto, e quindi si può andare a scrivere. Fai attenzione. E poi quando magari si cambia il contenuto del barattolo si può andare a cancellare e riscrivere di nuovo, quindi mi sono piaciuti per questo motivo. Adesso la mia assistente, signorina Sabrina, sì, vabbè, ma se Pietina sta cercando solo di cadere dal tavolo, non di prendere i contenuti. Adesso tiriamo fuori e vi facciamo vedere i contenuti. Dentro ai barattoli più grossi c'erano degli altri barattoli più piccoli.
E sono bellissimi perché appunto ci si possono mettere sopra queste etichette, ma poi se da una volta all'altra si cambia il contenuto, si può andare a cancellare e scrivere quello che c'è nuovo. E più che altro lo utilizzerò per mettere magari la pasta e i tempi di cottura che in base magari al tipo di pasta, al formato così cambiano. E basta, niente, questi qui vi lascerò il link, li ho presi su Amazon e vi lascerò il link in descrizione insieme agli altri link delle varie cose che abbiamo acquistato e se mi ricordo vi aggiungo anche i link dei regali della comunione, battesimo, eccetera, eccetera, che ho preso ai bambini, vi lascio tutto sotto in info box. Comunque, questi barattolini sono veramente molto molto carini. Adesso dovranno essere lavati e poi utilizzati. Allora, adesso andiamo a scrivere l'etichetta. Magari prima lo metto e poi la scrivo. Lì sopra. O prima, perché non riesco neanche a staccarle, quindi. Ok. Sotto così. Allora, dai, che lo attacchiamo. Riusciremo ad attaccare. No, 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 no. Attaccata. E adesso ci vado a scrivere sopra bicarbonato. Veramente veramente tanto, sono proprio belli. Infatti dicevo con le bambine che penso che ne prenderemo altri e eliminerò tutti gli altri contenitori che ho e terremo solo questi qua, perché c'è quelli per metterci magari le cose aperte, no? Guarda, te lo faccio vedere, te, visto che mamma ci ha scritto.
Sono, è bello, comunque. Ecco, l'etichetta bisogna attaccarla bene perché non credo che sia ottimo fare stacca-attacca. Però sono veramente belli, approvati. Allora, vi faccio anche vedere cosa stiamo preparando, sta lievitando. Vi ho messo uno shorts ieri per vedere chi indovinava e oggi appunto la risposta. Allora, stiamo facendo la focaccia. Ne faremo, la ricetta è di Benedetta Rossi, per quello che non vi ho fatto vedere cosa serviva, vi lascio il link qua sotto in descrizione, così almeno se vi interessa prepararla anche voi potete andare. È una focaccia col glutine e noi abbiamo pensato di condirla in due modi diversi che poi dopo comunque vi faccio vedere. E adesso devo aspettare ancora un'oretta di lievitazione prima di poterla stendere e condire, e quindi adesso la lasciamo ancora un po' qui in modo che lievita bene. Intanto io vado a preparare la cena, stasera facciamo spezzatino con patate e carote, quindi inizio a mettere sulla carne, inizio a sbucciare patate e carote, intanto lui lievita ancora un po'. Allora, qui ci sono le teglie in cui andremo a stendere le nostre focacce. Alla fine ne ho scelta anche una terza perché così rimangono alte ma non troppo alte. E una la andremo a fare con le olive, una normale e una ancora non ho deciso. Questa qua la mangiamo a casa tipo. Potremmo farla con le cipolle? Oppure, vediamo. Comunque... adesso andiamo a ungere con l'olio, tiriamo fuori l'impasto, lo stendiamo, eccetera. Volevo farvi vedere che abbiamo utilizzato un altro barattolo, adesso vi romperò le scatole con questi barattoli, perché abbiamo messo il sale fino nel barattolo, quelli là che ho preso al Conad, però un chilo non ci sta e quindi quello avanzato l'abbiamo messo in questo barattolo qui, sopra sale l'ha scritto Giada, fino l'ha scritto Sabrina. E secondo me sono proprio carini. Sono felice di questo acquisto. Si è capito che sono felice di questo acquisto? Veramente belli. Allora, la focaccia normale è pronta, i buchi li hanno fatti le bambine, infatti si vede dove li ha fatti Pia. Adesso la andiamo a infornare a 190 gradi, forno statico per 25 minuti. Metti un timer di 25 minuti. 25 minuti a partire da ora. Ciao Pia, cosa fai? Che brava che sei. Poi però dopo lavi bene le manine, ok? Ok. Brava! Solo uno. No, devi metterla tutta. Sì, tutta. Tutta, sì. Ragazzi, si vede che sto acquisto alla mamma gli piace molto. Ne abbiamo già usati tre di barattolini. C'è uno. Bogiatto! C'è una. Ma c'è due. Dai, mettila tutta, dai. C'è un pezzo qua. Allora, intanto che Giada prepara il tavolo, volevo dirvi una cosa. Sapete che
Non mi piace tanto parlare, cioè è difficile che mi espongo, diciamo, per altri canali molto molto grossi, perché sembra di prenderli per farci pubblicità. Però in questo caso è una cosa bella e quindi secondo me dovremmo tutti quanti fare gli auguri a lui e Sofì dei Me Contro Te, perché proprio ieri è uscito il video della proposta di matrimonio di lui a Sofì e quindi secondo me tutti assieme dovremmo fare tantissimi auguri ai futuri sposi. E è comunque bello vedere dei ragazzi molto giovani che iniziano a costruirsi la loro vita, che poi sia fatta con un lavoro così come YouTube o in un altro modo non importa, però secondo me, cioè io sono stata felicissima, poi figuratevi, io sono una piagnona, quindi ieri quando ho visto il video piangevo come una fontana, e anche oggi mentre guardavamo il video che è uscito oggi, perché comunque sono belli e cioè sono carini, no? Sono giovani, e poi non vedo l'ora di andare a vedere il nuovo film che uscirà a gennaio 2022, perché quando siamo andati 2 anni fa a vedere il primo film sono stata felicissima, o forse l'anno scorso? No, l'anno scorso sono stata felicissima di aver portato, sì, perché Pia non aveva ancora i mesi, era piccola, di aver portato loro a vederlo, è piaciuto anche a me, e quest'anno siamo andati a vedere il secondo e quindi non vedo l'ora a gennaio di vedere il terzo. E comunque facciamo, secondo me è giusto, come parliamo e ci affrangiamo, diciamo, per cose brutte come quella che è successa qualche mese fa, un mese fa mi sa, e è bello anche fare gli auguri a questi youtuber grandissimi che comunque fanno video anche divertenti, un po' leggeri anche, perché abbiamo già tante cose a cui pensare, diciamo non troppo belle, che comunque questi video un po' leggeri vanno bene, ci stanno, e quindi diciamo che sono proprio tanto tanto contenta, e quindi tanti auguri ai futuri sposi, perché ancora non sanno quando si sposeranno, giustamente adesso sono pieni di impegni. Dai, vieni, cosa vuoi dire? Un piccolo spoiler. Ma che cosa? Intanto c'era anche nel trailer. Uscirà una mummia. Ah, del film, ok. Va bene, perché stanno facendo uscire delle piccole anticipazioni di quello che succederà nel nuovo film. E quindi siamo ancora più in ansia perché non vediamo l'ora di andarlo a vedere. Comunque, adesso la nostra cena è pronta. La focaccia è quasi pronta. Adesso infatti spengo la cena, così almeno non si asciuga troppo. Aspettiamo che la focaccia sia pronta, la tiro fuori, la taglio, aspettiamo qualche minuto perché sennò ci ustioniamo le mani e poi ceniamo. E invece le altre, appena abbiamo finito appunto di quando tiro fuori quella, inforno le altre due e poi appena sono pronte ve le faccio vedere. Ed ecco la focaccia pronta. Devo dire che è venuta abbastanza bene, ma non sono soddisfatta al 100%, ma non è colpa della ricetta, è colpa mia, perché l'ho guardata ma poi mi sono persa dei passaggi, ho fatto diversamente. Comunque, l'ho tagliata poi a pezzi in modo che si raffreddasse prima, e finito di cenare ho fatto la lavastoviglie, così almeno la cucina era in ordine, e poi sono andata a levare dalla forma le altre due focacce, questa qui con le olive e poi quella con le cipolle, e sono andata a tagliarla. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!